Mettiamo in eco, guarda. Quanti sono sassi, tra poco sarà un po' più tosto. Ecco, qua deve esserci il pezzo più difficilotto. Beh, dai, neanche tanto. Insomma. Porca miseria, è andato giù l'albero. Prova. Ci siamo già visti. Io voglio. Chi è che lo fa questo? Ciao. Sinistra, uscita la volta. paura, Come va, Dani? Ti metti tu con calma. Dai, andate pure. Sì, grazie. Grazie. Se riesci a spostare quello là in fondo, me lo sposti a destra, per favore, quello di moto. È bello grande questo Sevana. Questo adesso pure, quello lì in fondo spostato, okay. Questo mi arrangio io. Ok. Ma non solo quello. Va bene. Grazie, se l'altra roba piccola, ha fatto il piacere che mi faccio questo grosso. Allora aspetta che mi fermo, Cosa è successo? Ecco. Aspetta che... Scusate ragazzi, butto più là. Provo. Sì, è legato. Ah, vabbè, dai. Grazie, sai. Questo si diverte per me. Questo l'ho già incontrato, è un personaggio. Sì. Allora. Credo vada via con la fronte del duro senza casco. Questa rete è nuova. Ah, ci hanno fatto una casa qua. Ah, vabbè. Aspetta, perché hanno cambiato un po' la fisionomia del percorso. Hanno capito, era bello però come posizione. Però dovremmo andare su, forse. Con Davis mi ricordo che sono andati. Non mi ricordo. Siete andati da dritti? Non mi ricordo più.
Sì, ok. Questo qui è, diciamo, la cresta del Monte Piccolo. È quello, è il monticello più basso che c'è verso qua rispetto a Ventolone. Allora, se vai dritto di qua, a un certo punto trovi un sentiero molto difficile, che si fa anche a piedi. Invece a destra parte a un certo punto un sentierino carino, eccolo qua, e noi facciamo questo. Beh dai, adesso riprendo un po' voi. No, vai, avanti. Vai tranquillo, è semplice, non ci sono più difficoltà tecniche, che mi, se non ricordo male. Stavo cadendo anch'io. Guardate anche le piante di merda. Stavo dicendo, questi mi seminano perché sono andato fuori strada anch'io. Devo aver beccato.
un albero, un albero, un ramo. Ah, quello fuori? L'albero? Quello... Non so, mi ha portato via il manubrio. L'alberello là sulla sinistra? Sono completamente, completamente andato fuori strada. Ma sono queste piante, guarda, c'è tanto, non si è bastato. Sembrava come se... È una curvetta duretta questa. Ho provato, ma mi si è puntata la gomma qua. Niente. No, era duretta sta qua. Siamo? Sì, sì. Secondo me siamo andati giù di qua. Un po' l'acqua dove vado. No, là è peggio. Questa qua la prendi larga per andare bene. Questa l'ho fatta una volta, però qua non era così in contropendenza come adesso, Questa qua devi farla piano e tirare sul dietro, cercare di fare il... Sì. No, comunque prima là mi ha buttato fuori strada, che brutto. Mi sono trovato a correre fuori sentiero. Ma stavo dicendomi tra me, madonna, vanno giù veloci sti qua. Ma il sentiero è così stretto, come fanno? E dopo ho accelerato un po' anch'io, ma è inutile, è stretto, manubrio largo. Metto le camere, Già. Per niente banale. No, ma non era per niente banale. Ma quello lo fanno quel tanto là? No? Sì, lo fanno. Sì, sì, non lo fanno. No, ma guarda, sai che non è un problema. Guarda che quando avrei la bici sarà una cosa. Ah, anche... sembra tanto alto quello. No, ma è anche bella via di fuga. No, no, tranquillo. È solo una questione. Devo andare dritto? Vado avanti? Sì, va bene, sì. È solo una questione di bici, sai. Potremmo fare il Calvarina, che dici? Allora dovrebbe esserci un sentiero che va giù a sinistra qua prossimamente. E che sbuchiamo dove c'è la spada nella roccia. Deve essere a sinistra.
sì, no, dobbiamo andare verso il basso, sì. No, scusa, che cavolo sto dicendo? No, sai, di qua non so neanche dove si va. Posso alzare quella sala lì? Sì, adesso c'è un... Sto cercando un sentiero che va giù a sinistra. Però tosto quel sentiero, era scivoloso, polveroso. Hai detto che non c'era più niente, mi ricordo in alto, vai pure, ci sei tutto, vai pure. No, ma in effetti se ci pensi, se adesso non fosse così polveroso, ci fosse il terreno bello normale, non sarebbe così difficile, ma cioè, là c'è un polverone. Io odio quando mi trovo... Tiene di più la gomma. Così, cioè, la difficoltà era dovuta alla polvere. Quando mi trovo le pietre che non sai più dove passare. E poi tante pietre mosse che sono... A volte passare sotto il piede. Sì, no, ma il problema è cioè, se la pietra viene che erano quelle mosse... di andare giù di qua a sinistra. Verso casa, visto che deve essere a casa per le 11, magari facciamo Calvarina. Ti vale? Sì. Hai capito dove siamo qua? No. Qua è... Porca miseria! Perché? Questo potrebbe essere il tipico caso di quello che stavo parlando. Che se... Dove si andava di qua? Si va di... No, si va di là. Ma perché? Vabbè, se quando c'è così ci sarà chiuso il sentiero e torniamo indietro. Cos'è che ci sarebbe qua vicino? Poi c'è sempre Calvarina, proviamo a fare una discesa. A volte Birillo mi aveva mostrato una discesa, non so se riesco a ribeccarla da... Aspetta, fermati un attimo. Ecco a Petrarca. No, prima sono andato fuori strada, era una roba impressionante. A me forse ha preso una botta sulla... Quella curva là, sai cosa ti ha fregato? La conclusione in contropendenza. Sì. La volta che l'ho fatta avanti così. La volta che l'ho fatta io non era in contropendenza là, e allora no, che cosa? Ero già giù. Avevo detto l'unica è alzare dritto e girarmi così, ma mi si volta la gomma davanti. Tempo di pensarlo. Mm-hmm. Il problema è che se dalle sinistre si è sganciato. Mi è rimasto sotto. Ma guarda, io ti dico, non mi piacciono i pedali con i ganci. Sono delle trappole.
butti a sinistra e cadi giù dal monte, butti a destra, non hai l'angolo di sgancio. Guarda, avendolo saputo, forse andando dritti potevamo... Vabbè, dai. Potevamo farci tornantini di acquavole, ma insomma ormai. Andiamo a vedere se... Aspetta, se la facciamo andare qua sopra un attimo. Adesso non mi ricordo bene, ma mi pare che fosse un sentiero. Ah, mi sa che era, ho capito quello che dici. Di fianco la casa? Di qua può essere. Mi ricordo anche io. Ah, non c'è acqua. Proviamo ad andare dentro di qua, vediamo se c'è un sentiero. Qua c'è un sentiero che scende. Ah, forse sì. C'era un grande favorito. C'era il tipo di supporto. Non so, una volta Birillo mi ha fatto fare una strada, ma non me... è questa qua. Sì, sì, è questa. Punti di riferimento. Salita? Sì. Se avessi voglia. Ma qua bisogna stare un po' attenti. Siamo in centro, è facile che trovi qualcuno di feroce che ti straita dietro. Non mi ricordo dove concluda. Comunque da qualche parte finirà. Thank you.
non mi ricordo più. Ma penso che... Mamma mia! Mio Dio! È leone! Strade e basta. Ah, basta. No, ti fa vedere le strade qua e basta. Sarà giù, penso. Madonna. potrebbe... No, secondo me è giù. Lì c'è un bel sentiero, ma non me lo ricordo, vuol dire che... Sì, era... Deve essere finita così, insomma. Aspetta che... Oh, stavo andando. Ah, qua c'è il cantoniere. Facciamo il cantoniere, dai. Ho capito dove siamo. Per fortuna che anche tu conosci un po' di strade, perché io ho la sensazione, vado a sensazioni, ma non... Ah, tranquillo, cioè, quello che hai fatto prima era molto più difficile. Ma è un pezzettino più corto, stiamo un attimo cercando di allungare il giro, perché chiudendo quell'altro è qua a sinistra, vero? Penso di sì anch'io. La discesa parte tra poco, non subito, giusto? Telefono veramente tanto. Andiamo? Sì. Mai fatta, Alessandro? No, questa qua no. Canzoniere. Credo, no? Sì, mi diceva Davis che se vai di qua c'è una ripido, non fa. Allora andiamo di qua? No, ma non ricordo. Io mi ricordo anche io a destra. Mi pareva fosse a destra. Andiamo a destra. Sì, anche io mi pareva. Se no mi pareva, sono sicuro. Però a sinistra. Cosa c'è? Ma è andato di là. Vai, vai. Va bene. Sì, ma guarda che vado pianino, sai, anch'io no. Prima, sul scassato di prima là, non sarei assolutamente andato più veloce. Anzi, mi avete seminato certo prima. No, ma è una cosa mia, psicologica, sapere che ho uno dietro, anche se vai piano, hai capito? Ah, ok, vabbè. Percepire se è vicino o se è lontano. Cosa c'è? Hai preso una botta? No, è andata una chiusa nell'occhio. Porca miseria. Hai detto solo qualcosa nell'occhio? Da qua non vedo niente, non mi pare. No, ce n'è andata una. Oh.